Vieni qui! Vieni qui, ho detto! Dove scappi? E piantala di urlare! Ora basta. Forza, andiamo, andiamo. Su, vieni. Non si vergogna di picchiare una donna? Di chi ti impicci? Tu vieni con me. Se no ti faccio... Lasci in pace la signorina. È chiaro? Ti piace fare il cavaliere. Ma stavolta t'ha detto male. Ti conviene venire subito da me. Ti aspetto giù fra un minuto. Vuole dirmi che sta succedendo? Perché l'ha picchiata? Chi è quel vigliacco? Scusi, perde sangue. Lei è piuttosto carina, lo sa? Perché ce l'ha presa? Grazie, grazie. Ora però devo andare. Non cammino volentieri, ho la macchina qui. La ringrazio tanto, lei è molto gentile, ma devo tornare là. Ma che vuol dire là? In quel locale, là. Grazie, ci vediamo. Prego. Dov'è la ragazza? Le do un consiglio da amico. Giri alla larga. Sono curioso di natura, che vuole farci? Dov'è? No. Deve essere andata al bagno. La lasci in pace, è meglio. Chiaro? Lascialo perdere, forza. Non vorrai litigare. Franz... Si tolga di mezzo, su, avanti. Non ho voglia neanche io di litigare. Allora, come si sente? Lui l'ha vista entrare. E come? Lei ha bisogno d'aiuto, vero? Nessuno può aiutarmi, nemmeno lei. Oh, si dice sempre così. Mi racconti la sua storia. Me lo dà ancora quel passaggio? Faccio tutto quello che vuole. Tu, vieni qui. E lei esca subito da questo locale. Accompagno la signorina a casa. Mi lasci passare. Oh, su, dai, che ti importa? Lascialo fare se si diverte. Tanto la ragazza non ti scappa. Andiamo.
Vengo su. No, lasci stare. Lei se ne va da casa. Oh, la smetta. Preferisco accompagnarla, mi farà stare più tranquillo. Ma come ti hanno conciata? Buonasera, mi chiamo Klein. Molto piacere. Passavo di lì mentre la stava picchiando e ho preferito accompagnarla a casa. Ha fatto bene. Ma lei purtroppo sta dando una mano. Beh, sa, a una di quelle che... Cos'è questo gesto? Non lo capisce? Sentami, Diaretta. Se non conosce la ragazza, se non sa niente di lei, non si immischi, non le conviene. Le ho fatto una domanda. Che vuol dire questo? Vuol dire droga, prostituzione. E una volta che ci sei dentro, nessuno ti tira più fuori. Vuole farmi contento? Smetta di piangere. E perché dovrebbe smettere? È l'unica cosa che può fare liberamente. Perché a me non piace. Ci scusi adesso. Ce l'ha un fazzoletto pulito? Questo è pieno di sangue. Là. Ecco, brava. Ora con calma mi racconti che cosa le succede. Ti cercano al telefono. Chi è, lo sa? È sempre quello, chi vuole che sia. Gli dica che può anche andarsene all'inferno. Forse ci viene da lì. Ma non credo che sarebbe saggio ricordarglielo. Se no la picchia un'altra volta. Sì, eh? E lei permette una cosa del genere in casa sua? Perché non chiama la polizia? La polizia? Dia retta a me. È tutto inutile con lei. Che cosa intende fare? Da qui se ne deve andare, questo è certo. Starà per arrivare. Dove pensa di portarla? Questo si vedrà. Su, venga. Ecco, io abito qui. Questo è il bagno. E questa è la camera da letto, nell'armadio ci sono gli asciugamani. Non mi dica che sono pazzo, questo lo so da me. In bagno ci sono sia la vasca che la doccia, usi quella che vuole, ma per prima cosa si faccia una bella dormita e domani poi parleremo, va bene? Qualcosa non va. Cos'è che hai fatto ieri sera? Sono 3 ore che te lo sto dicendo. Sì. E ora dove sarebbe la ragazza? È ancora a casa mia, non la posso mica buttare fuori. Prima voglio che mi dica cosa le sta succedendo. Sì, certo. Quindi questo significa che non sai niente? Ieri sera non era in grado di... Insomma, voglio dire che siamo arrivati e io le ho detto adesso si calmi, eh? Si fa una bella dormita e quando si sveglia, mi racconterà la sua storia. Mm-hmm. Perché mi guardi in quel modo? Sono scemo, eh? Ma no, Harry. Sai quanti anni ha almeno? Sui 25, direi.
E com'è? Ma non è male. Soprattutto quando non piange. Ehi, ma ho capito dove vuoi arrivare. No, non è per quello. Neanche ci ho pensato. Ma certo, io... Harry, no, neanch'io ci ho mai pensato. Sei disinteressato. Ci puoi giurare. Tu queste cose non le fai. Senti, perché non fai una telefonata a casa? Vediamo se c'è ancora, eh? Che razza di dormiglione. Può darsi. Oppure è sparita portandosi dietro l'argenteria e il resto. Senti, ora non cominciare, eh? Scusa, non offenderti, ma non è esattamente un angioletto. Perché non vai a casa tua a vedere che succede? Fallo per me, dai. Se n'è andata, ma non manca niente. Sì, certo che ho guardato bene. Stefan, io la voglio aiutare. E cosa pensi di fare? Per prima cosa ritrovarla. È qui? C'è stata. Col suo amico. Con quello, insomma. Sono andati via. C'è andata spontaneamente? È una parola che per lei non esiste. Dov'è adesso? A me non l'ha detto. Le faccio un caffè, lo vuole? Grazie. Prego, si sieda. Mi piace quella ragazza. Non è cattiva. Però è debole. Non ha carattere, che vuol farci? Capita. Che peccato, alla sua età. Crescono in fretta i giovani di oggi. E quando la strada è sbagliata, è difficile tornare indietro. Se vuole, tiene ancora. Grazie. Si comincia con le cattive amicizie e non ci si riprende più. Ecco, un momento. Lei ieri mi ha parlato di droga e prostituzione. Gliel'ho detto, è debole. È come tutti i deboli. Fa qualsiasi cosa agli ordini quella specie di delinquente. Non ha una famiglia? Sì. Ma puoi immaginare che tipo di rapporto hanno con lei. Vorrei poterla aiutare. L'uomo da cui dipende so che si chiama Belter. Franz Belter. Se vuole ho anche lì. Che fine hai fatto, Harry? Sono venuto a trovare quel tale. Scriviti il nome, Franz Belter. Sì, d'accordo. Ci vediamo più tardi. Thank you.
Complimenti, mi ha trovata. Perché non mi lascia in pace? Volevo semplicemente sapere dove era finita. E io vorrei sapere chi gliel'ha detto. La padrona della pensione mi ha dato l'indirizzo di quel tale che l'ha picchiata. Lui ora non c'è. Se ne vada. D'accordo. Me ne vado. Ma che mi è venuto in mente ad aiutarla? Non gliel'ho mica chiesto io, sa? O ha dei dubbi, per caso? No. Vado. La sua chiave. Perché se l'è portata via? Era sufficiente che si tirasse dietro la porta? Mi è rimasta in tasca. Lo sa qual è il vero motivo? Voleva tornare da me. Non importa cosa volevo. Se la prenda, non ci faccio niente. Se fossi in te, Harry, io andrei dal medico. Non serve. Mi sento già bene, è tutto passato. Senti, piuttosto, ti avevo dato un nome o sbaglio? Sì, sì. Franz Belter, lo conosciamo. Droga? No. Furto di automobili. Un pregiudicato. Stefani, ho il dovere di aiutarla. Le danno la droga, la costringono anche a prostituirsi, forse. La devo tirare fuori da questa situazione. Chi altro può farlo? Anche i genitori. Ci provano, ma non sanno come comportarsi. Sai, si era tenuta la mia chiave. Ah, e secondo te perché? Beh, è chiaro. La mia casa è una specie di rifugio per lei. Di' la verità. Che cosa provi per quella ragazza realmente? Beh, non lo so neanche io. La signora della pensione dice che è senza speranza. E questa è una cosa alla quale non mi posso rassegnare, lo capisci? Mm. Che ci sia un sentimento, per ora lo escludo. Mm-hmm. Ecco, è proprio di questo, mio caro Harry, che non sono convinto. Ah. Attenzione, ti ho fatto male, eh? Allora pensa a quello che vuoi. Grazie. Niente. Fatti un po' vedere. Mm? Oh, sei più bello di prima. Oddio. Dov'è la pistola?
Non ce l'hai. Non l'avrai persa, vero? Può essere molto rischioso. Dobbiamo ritrovarla al più presto. Vengo con te, Harry. Aspettami. Non preoccuparti, lo so dove trovarla. L'ho persa quando mi hanno pestato. Sì? Grazie al cielo t'ho trovato. Qui c'è un morto. Un momento, aspetta. Spiegati meglio. Hanno sparato a Franz Belter. È qui, steso ai miei piedi. Ti do l'indirizzo. Stefan, aspetta, arriva qualcuno. Abbiamo sentito sparare. È stato lei a uccidere quest'uomo? Non vorrà scherzare. Con chi parlava al telefono? Con la polizia? Stefan, vieni subito. Ho bisogno del tuo aiuto. Buonasera. Buonasera, ispettore. La scientifica è già stata avvertita? Sì, signore, sta arrivando. Willy, per favore, va giù tu ad aspettarli. Harry. Salve, dottore. Salve. Salve. E lei chi è? Mi chiamo Rotter. Loro sono i miei autisti, ho una ditta di spedizioni, questo infatti è uno degli uffici. La vittima era un mio amico, Franz Belter. Abbiamo sentito sparare. Allora siamo corsi dentro e l'abbiamo trovato morto. Con quell'uomo accanto. Capisco, molte grazie. Aspetti fuori, nel caso la farò chiamare. Bene. Può aspettare un momento, dottore. Questo Rotter, lo conoscevi? Altro che. Mi ha pestato insieme a Belter qui, qui in questa stanza. Mi dica, dottore, è già in grado di stabilire l'ora del delitto? Più o meno non sarà trascorsa un'ora. A quanto ho visto, gli hanno sparato ben tre colpi. Tre. Addome e regione toracica. Ah. Ne ha per caso parlato con quei tre signori? Ha detto loro qualcosa in proposito? Niente, no. Molto bene, grazie. Ora può andare. Arrivederci. Quelli
Vogliono addossarmi la colpa, vero? Sei riuscito a trovare la tua pistola d'ordinanza? No, eppure ho guardato dappertutto. Ma che vuol dire? È chiaro che posso averla persa solo qui, nella stanza dove sono stato picchiato. Ah, Stefan. Senti, ti faccio una domanda. È la prassi normale. Sei tu che hai sparato a quell'uomo? Ora dovrei anche rispondere. Lo sai, Harry, è la prassi normale. Questa non è la prassi, è una precisa domanda. Harry, cerca di renderti conto della tua situazione, ti prego. Sei il principale indiziato. Scusa. Non ho sparato a nessuno. In effetti mi sembrava strano, 3 colpi. Un esperto tiratore come te. Signor Rotter, per favore, venga dentro. Ora mi racconti esattamente cosa ha visto e sentito. Sì. Beh, mi ero appena incontrato nel garage con i miei autisti. Dovevamo vederci con Belter, appunto. Sotto c'era parcheggiata una macchina. La macchina di quest'uomo, suppongo. Stavamo per salire quando abbiamo sentito i colpi. Quanti ne ha sentiti, me lo sa dire? 3. Continui. Allora siamo saliti e abbiamo trovato quest'uomo vicino al cadavere. Dal momento in cui avete sentito gli spari, più o meno, quanto ci avete impiegato a fare le scale e raggiungere l'ufficio? Beh, neanche 3 minuti. E l'arma del delitto dove sarebbe finita? Naturalmente l'avete già perquisito. O no? Come? Non l'ha perquisito? Ah già, lei è un poliziotto, quindi non perquisisce un suo collega, non è vero? No, non è vero. Harry, girati, per favore. E come faccio a sapere che non l'ha buttata dalla finestra? Ispettore Derrick! Bene, grazie. Lo pianti qui. Sì, sì. Cos'altro c'è contro di me? Il tuo rapporto con la ragazza è un movente. Scusa, ma non riesco a capire. Tu l'hai difesa da Belter. Per lei sei perfino venuto alle mani, Harry. E poi la ragazza ha passato la notte da te. D'accordo, ma non ci sono mica andato a letto. Davvero non l'hai fatto? No. Ho esagerato, scusami. Io l'ho scoperto solo adesso di volerle bene. Ho scoperto solo adesso che pensavo, sì, mi piace. Quello non deve rovinarla. Lo vedi da te che questo è un movente che farebbe la gioia di qualsiasi pubblico ministero. Oh, sono messo così male. Diciamo che non sei messo affatto bene, Harry. E ora che facciamo? Tu niente. Sei l'imputato, non dimenticarlo. Pronto, chi parla? Sì, sì, è qui. Le dica di aspettarmi nella sua stanza, arriverò fra non molto. Grazie. Siamo a posto. È là.
Ora vado da lei. Tu vattene a casa, Harry. Magari passo a trovarti. E non fare quella faccia afflitta. Buonasera. Ho telefonato poco fa. Prego, si accomodi. Grazie. La sua stanza è lì in fondo. Guardi che non è sola. Perché? Chi c'è? Il padre. Grazie. Prego. Buonasera, mi chiamo Derrick. Immagino che lei sia Anya Ruland. E lei è suo padre, mi hanno detto. Come mai è venuto qui? Sto provando ancora una volta a convincere mia figlia a tornare finalmente a casa insieme a me. Signorina Ruland, ha saputo cos'è successo? Se questa sua domanda si riferisce alla fine che ha fatto il suo amico, la risposta è sì, l'ha saputo. Ma lei chi è? Sono il capo della squadra omicidi. E chi le ha comunicato la notizia della morte di Belter? Vede, negli ambienti che frequenta mia figlia, certe notizie volano. Oh. Se fossi in lei, sceglierei un altro momento per interrogarla. È ubriaca, Fradicia. Senta, è vero che hanno già arrestato il colpevole? No, non abbiamo arrestato nessuno ancora, ma c'è una persona fortemente sospettata, l'uomo che l'altra sera l'ha aiutata e ospitata a casa sua. E chi sarebbe? Un mio collega, signor Ruland. Ha protetto sua figlia, risparmiandole di essere picchiata. L'ha protetta? E che ha voluto in cambio? Bel niente, l'ha fatto per amore di giustizia. Ma non mi faccia ridere. A questo mondo nessuno fa niente per niente. Prendi le tue cose e vieni con me. Lasciami un po' in pace, ti prego. Per un padre non c'è niente di peggio che avere una figlia che non lo ascolta. Anya. Che c'è? Ora non devi più aver paura di nessuno. L'uomo che ti tormentava è morto. E così il suo collega sarebbe sospettato. Senta, io sono ricco, molto ricco. Pagherò al suo amico un avvocato, qualunque avvocato. Grazie. Anya, se vuoi tornare a casa, ti aspettiamo. Un altro fallimento, tanto per cambiare. Per quanto riguarda l'avvocato, l'offerta rimane valida. Signorina, si volti. Si sieda, che fa così? In che modo è venuta a sapere che Belter era stato ucciso? Io stavo nel locale dove Franz mi aveva detto di rimanere finché fosse tornato. Ma non arrivava. Poi qualcuno mi ha telefonato per dirmi che era morto, ecco. Chi le ha telefonato? Era un suo amico, Rotter. Mi ha detto che Belter era stato ucciso
Da quello stesso uomo che mi aveva aiutato. Davvero l'ha fatto. È per questo che si è ubriacata? Quanto mi sento male. Sì, certo. Tanto per cominciare, si faccia una bella dormita. Non mi ha detto se è stato lui che l'ha ammazzato. È messo sotto accusa. E questo è già grave abbastanza per uno come lui. È mio amico. Chiaro? Allora, che gliene sembra? Non ci sta più con la testa, vero? Infatti. Sì, sì, lo penso anch'io. Sono contento che tu sia venuto. Sei riuscito a parlare con la ragazza? Sì. Era stata informata. Qualcuno le aveva telefonato per avvisarla. E lei cosa ti ha detto? Non molto, era ubriaca. Come era ubriaca? È l'unica che può aiutarci realmente. Non ha sospetti, non sa chi può essere stato. Sì, un sospetto ce l'ha. Ha voluto sapere se eri stato tu ad uccidere Belter. Beh, diciamo che qualcuno le ha detto che eri stato tu a sparare. Chi? Il solito Rotter. Il nostro sollecito amico ha anche telefonato al sostituto procuratore, il quale stava per emettere un mandato d'arresto. Però l'ho convinto ad aspettare fino a domani. Non avrai intenzione di sbattermi dentro, vero? Harry, che ci piaccia o no, c'è una testimonianza della quale dobbiamo tener conto, almeno finché non dimostreremo che è falsa. 3 minuti prima di trovarti, Rotter ha sentito 3 spari. E dalla tua pistola d'ordinanza mancano esattamente 3 proiettili. Che devo fare? Niente. Ho appuntamento col sostituto procuratore. Domani mattina sul luogo del delitto. Ci prendiamo un caffè. Siamo arrivati, tutto bene. Buongiorno, signor giudice. Buongiorno. Dov'è Derrick? È dentro, venga. Qui, dottor Kron. Buongiorno, signor Klein. Signor giudice. Allora, cominciamo. Ecco, è una pistola come quella dell'ispettore Klein. Stesso modello e stesso peso. L'unica differenza è che questa non è carica. La prenda lei. Cosa devo farne? Provi a gettarla dalla finestra. Con tutta la forza che può. Me l'ha chiesto lei, eh? Grazie. Ho fatto segnare il punto del ritrovamento. Complimenti, signor giudice. Un gran bel lancio. Peccato che sia stata ritrovata laggiù, a più di 25 metri di distanza. È molto chiaro. Non può essere stata gettata dalla finestra. Proprio così. Quindi la pistola è stata portata all'esterno e poi abbandonata. Esatto. Questo non scagiona il suo collega, può averlo fatto lui. Ma la circostanza dei 3 minuti si inficerebbe. Già. La cosa si fa complicata. Ma tutto sommato, meglio così. La ringrazio della collaborazione, dottor Kron, molto gentile. Arrivederci. Signor Hartmann, grazie anche a lei. Signor Klein, la vorrei più tardi nel mio ufficio, per favore. Grazie, Stefan. Tutto sistemato, non è vero? No, non illuderti. Resta pur sempre la tua pistola ad aver sparato i 3 colpi che hanno ucciso quell'uomo. A questo aggiungi che sull'arma abbiamo trovato solo le tue impronte. Ma questa è la cosa che mi preoccupa meno. E una raccomandazione, Harry. Stanne fuori. E non metterti a fare indagini per conto tuo, eh? Me ne andrò a spasso. È una buona idea, ma vacci di giorno stavolta.
Sarebbe il caso di interrogare di nuovo Rotter. Ci penso io, l'ho già fatto convocare. Willy, andiamo. Bene. Come? Non ho capito perché non è possibile che l'abbia buttata. C'è finita da sola in mezzo al prato. Ah, non ci avevo pensato. Vuole proteggere il suo collega, è ovvio. E il sostituto procuratore le regge il gioco. Beh, vedremo che ne dice la stampa. Al suo posto ci penserei due volte prima di informare la stampa. Inevitabilmente anche lei ne sarebbe coinvolto. E non so quanto le convenga. Lei e Belter avete pestato a sangue il mio collega, il quale in seguito ai colpi ricevuti è svenuto. Ed è allora che ha perso la sua pistola, che lei ha ritrovato. Forse non ho capito bene. Cos'è che vorrebbe dimostrare? Che ho ucciso Belter? Questo vuole dire? Eh? No. Non ci provi nemmeno, è ridicolo. Grazie, Willy. Ha interrogato i miei autisti. Si capisce che li ho interrogati. Noi vogliamo sapere chi è lei e chi era Belter. Beh, di Belter sappiamo qualcosa. Era un modesto ladro di automobili. Invece di lei non abbiamo ancora molto nello schedario. Per il momento. Scusi, già c'è qualcos'altro. Non ci crederà, ma uno dei suoi autisti ha confessato. Cosa? Confessato? Ma cosa ha confessato? Non capisco, che cosa ho da nascondere? Che era da lei che Belter riceveva la droga. I suoi autisti la portavano dalla Jugoslavia e dal sud della Francia. Io nego tutto. Perquisite pure quanto vi pare. Troverete un sacco di nascondigli. C'erano già, li ho comprati usati, i camion. Sono pieni di doppi fondi, nel pianale e sotto il sedile dell'autista. Che posso farci? Vi giuro che non li ho usati. Quei due vi hanno detto soltanto bugie. Non possono provare assolutamente niente. Ma che se li portano via? Li portano al commissariato, dove la scientifica li potrà esaminare con cura. Invece lei verrà assieme a noi. Ah, così lei abita qui. Questa casa di chi è? Sua o del suo amico Belter? Ci stavamo tutti e due. Dà un'occhiata in giro. Mi dice cosa spera di trovare? Non so, documenti, lettere, ricevute bancarie. Per noi sono operazioni assolutamente normali. Prego, prego. Faccia come crede, non ho niente da nascondere. Stia a sentire, io con la droga non c'entro nulla e chi dice il contrario mente. Willy, vai tu. Bene. Sì, pronto? Un momento. È per te. Derrick, sì. Sì. Grazie. La scientifica ha ispezionato i doppi fondi dei suoi autocarri e il risultato delle analisi dimostra che recentemente hanno trasportato droga. La dichiaro in arresto. Lei è gravemente sospettato dell'assassinio di Franz Belter. Ma avanti, adesso non esageri. D'accordo, ha ragione. Ora che mi ci fa pensare, mi devo essere sbagliato. Succede, no? Ma adesso che mi ricordo le racconto tutto. Verbalizza, Willy. Prego, si sieda qui, signor Rotter. Ma che idiota sono stato. Dovevo dirlo subito. Allora, è vero. Abbiamo picchiato il suo collega ed è svenuto. L'abbiamo portato fuori dalla stanza. In quel momento è arrivata Anya. L'ha trascinato giù. Lui quasi non ce la faceva a camminare. Noi siamo tornati nella stanza e sono inciampato nella sua pistola. Non le dico quanto mi sono meravigliato. Come? Avevo una pistola e non l'ho usata. Ho raccolto l'arma e l'ho posata sulla scrivania. E là è rimasta. Le assicuro che io non l'ho presa.
Poi cos'è successo? Glielo dico. Eravamo giù nel garage. Stavamo aggiustando un motore. Quando abbiamo sentito tre spari, mi sono ricordato della pistola. Ho pensato, ma che fa Belter, il tiro al bersaglio? Sono andato su. Ho gridato, ehi, ma che fai, sei impazzito? Belter! Ma lui non rispondeva. Sono entrato nella stanza e l'ho trovato esattamente come l'ha visto lei, steso per terra, morto. E la pistola c'era? Non ci ho fatto caso, sono corso via. Ho detto ai miei autisti cos'era successo. Gli ho ordinato di spegnere la luce. E in quel momento ho sentito arrivare un'auto. Ho guardato da una fessura e ho visto lui. Adesso deve credermi sulla fiducia. Quando l'ho visto apparire, ho avuto come un'illuminazione. Ho pensato, ecco, è tornato a prendere la sua pistola. Ha visto Belter e gli ha sparato. E adesso è di nuovo qui per portare via il corpo o qualcosa del genere. Eh già. Allora ho chiamato i miei ragazzi e gli ho detto, venite con me. Non possiamo lasciare scappare un assassino. Avanti, glielo chiede a loro se non è vero. Le confermeranno tutto, parola per parola, vedrà. I due autisti hanno confermato la deposizione di Rotter. Parola per parola. È la conclusione che è sbagliata. L'assassino non stava arrivando, era già andato via da un pezzo. Ma chi sarà stato? Hanno trovato la pistola per terra e l'hanno messa sulla scrivania dove pare che sia rimasta. Certo che se così fosse, l'assassino se la sarebbe trovata servita su un piatto d'argento. La ragazza? Chiama Harry, per favore. Sì. Non risponde. Lei... la facevo in carcere a quest'ora. Come mai è qui? Si vuole ubriacare? Ma tornerà mai normale? Che va cercando. Che cosa ha bevuto? Non ho bisogno dei suoi soldi. Chi glieli vuole dare? Perché continua a cercarmi? Vuole dirmelo. Ieri sera. Cos'è successo? Lo deve sapere. Voglio dire, dopo che Rotter e Belter mi hanno picchiato, lei era presente. Lì ho perso la mia pistola d'ordinanza. Può anche darsi che... è stata lei a trovarla. Non l'avrà mica ucciso lei. La smetta di guardarmi e risponda invece. Ma insomma, non se la prenda tanto a cuore. Mia moglie è in piscina. Margot, ti ricordi che quando sono andato da Anya ho conosciuto un signore della squadra omicidi? Era lui. Molto piacere. Piacere mio, signora Roland. Prego, perché non si accomoda? Grazie, è molto gentile. Possiamo esserle utili? Quando è arrivato da sua figlia ieri sera, più o meno, che ora potrà essere stata? Ma, direi... Ma perché lo vuole sapere, scusi? Signor Roland, sia gentile, è molto importante per me saperlo. Saranno state le 10:30. 22:30. Ha trovato sua figlia già in camera o non era ancora arrivata? No, era in camera. In quali condizioni era? L'ha visto anche lei. Ubriaca e fradicia. Sì, d'accordo, però dove si era ubriacata? Questo è il punto. Non saprei dirglielo. Non le ha neanche accennato dove era stata?
Oh, santo Dio. Non starà dicendo che... Dove era stata, mi dica. Ma non lo so. Ascolti. Il suo scopo è trovare l'assassino. Io, per conto mio, quello che spero, quello che voglio, anzi, è che mia figlia ritorni qui con noi. Questa è la sua casa. E senza una casa non si può vivere. La libertà è bella, ma bisogna saperla amministrare. Senta, se non le dispiace, vorrei che mi accompagnasse. Sì, certo. Ma dove? Avanti, entra. Vuoi mangiare qualcosa? Volentieri, ho molta fame. Va bene. Siediti allora. Mi fai restare qui stanotte? D'accordo, ma perché adesso vuoi rimanere? Perché... Come vuoi. Preparo da mangiare. Fumati una sigaretta, ma niente alcol, bene? Perché mi guardi in quel modo? Beh, ora non fissarmi mentre faccio gli spaghetti. Non è un grande spettacolo. Aspetta, se trovo il pomodoro... Che memoria, dove l'ho messo? Oh. D'accordo. Guardiamoci in faccia, eh? Allora, la domanda che vi faccio è... Quando è tornata, Anya? Signora Vibush. Aspetti, aspetti. Non l'ho chiesto a lei, signor Ruland. Aspetti. È così importante? È tornata, che altro vuole? A che ora, signora Vibush? Non saprei l'ora esatta, l'ho trovata qua. Ma perché lo vuole sapere? Vediamo un po'. L'omicidio è stato commesso verso le 9.30. Ammesso che l'assassino non avesse la macchina, ha impiegato 20 minuti fino alla fermata del tram più vicina, una mezz'ora fino in città, e rimangono più o meno 10 minuti per arrivare fino a... Ma certo, fino a qui. E perché qui? Lei è arrivato alle 10:30 e ha trovato sua figlia. Ora quello che le chiedo è, la ragazza era appena arrivata o no? Io non accetto questo modo di procedere, è assurdo. Quando è arrivata, signora Vibush? Stia attenta, da questo momento qualunque cosa dirà potrà essere usata in tribunale. Perché mi dice questo? Non starà cercando di spaventarmi? A che ora esattamente Anya è tornata a casa? Non ho l'abitudine di guardare l'orologio. Allora, quando è rientrata? È stato prima che suo padre arrivasse oppure è stato dopo? La supplico, ora basta. Glielo dica, signora Vibush. Cosa devo dire? Non c'è niente da dire. No, no. Ma perché si arrende? Era quasi fatta. Mia figlia non c'entra niente. Ecco, la verità è che ieri sera sono andato a trovare quell'uomo. È stata la signora Vibush che mi ha detto dove potevo trovarlo. Io volevo fare ancora un tentativo. Volevo convincerlo a lasciare in pace mia figlia. Ma lui non mi ha lasciato neanche parlare. Che sei venuto a fare? Lo sai che di te me ne frego. Tua figlia è maggiorenne e fa quello che vuole. Ormai non hai più nessun diritto su di lei, hai capito? Adesso è mia. Mi ci diverto io. Come mi pare. Tu non conti niente. Mi fai schifo! Io a quel punto ho perso il controllo. E c'era quella pistola sopra la scrivania. L'ho fatto senza pensare. L'ho impugnata. E ho sparato. Sì, Stefan. Sì, è qui.
Sì, ci sono ancora. D'accordo, glielo dico io. L'assassino ha confessato. È stato tuo padre a uccidere Belter. No. 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 No, no, no.